Allora, guardi, io volevo partire proprio da Chiesa e non sto scherzando, perché noi nei giorni scorsi abbiamo parlato... Sì, Casa e Chiesa. Abbiamo parlato di Chiesa, dell'agente Ramadani che è stato a Roma e ti confermo, del filo diretto che c'è con De Rossi e te lo confermo, ma non c'è un'accelerata. Non c'è un'accelerata, ma non esiste neanche il fatto che la Roma non sia interessata a Chiesa. E soprattutto non esiste il fatto, dal mio punto di vista, che Chiesa voglia soltanto valutare delle proposte dall'estero. Lui ha memorizzato la proposta della Roma, Chiesa è sul mercato, come abbiamo detto un mese fa, andrà via dalla Juve, la Juve lo cede anche per 20 milioni più 3, 4, 5 di bonus, lui sa che c'è stato il Bayern Monaco a fare dei sondaggi, vuole ragionarci per 4 o 5 giorni, credo, e capire bene se si materializza qualcosa all'estero. Poi il mercato cambia ogni giorno e può succedere che magari qualcuno lo possa far entrare in uno scambio, questa è una mia ipotesi, ma non ha chiuso alla Roma, non ha chiuso all'ipotesi italiana, non vuole soltanto un'esperienza all'estero, ha parlato con De Rossi, la Roma non l'ha ancora chiuso, lo vuole, è un obiettivo, ma lui vuole aspettare perché il Bayern qualche sondaggio lo può fare e alla fine tirerà le somme. Possiamo dire che la Juve del 2024-2025, domenica arriverà Thiago Motta a Torino in vista del raduno, martedì o mercoledì arriverà Kenfren Turam per le visite, Arthur ha quattro squadre che lo seguono, la Roma ha sondato, c'è anche il Galatasaray, il Fenerbahce e il Benfica, quindi c'è anche un'opera in uscita che la Juve sta facendo e Chiesa, è una partita aperta sia in Italia che all'estero. Poi sulla Juve ti aggiungerò qualcos'altro. Va bene, allora Alfredo, nel frattempo andiamo da Gianluca Viscogliosi, eccolo là, è pronto, a Rimini, a Forte dei Marmi, ha fatto tutto il giro. Il fatto che sia arrivato Thiago Motta, credo che già da qualche mese Chiesa fosse sul mercato e la Juventus non puntasse su di lui, poi è chiaro che il tentativo è quello di monetizzare, magari qualche scambio potrebbe essere interessante, mi sembra interessante quello che ci ha detto Alfredo poco fa, perché effettivamente Chiesa è forse uno dei pochissimi giocatori italiani che un po' di mercato ce l'abbia e un po' di mercato anche all'estero, però ti ripeto, mi spiacerebbe che perdi quello che è oggi un punto di riferimento. Quindi fa bene o no la Juve a privarsi? No. Allora, guarda, secondo me no. Secondo me no, perché è uno dei giocatori su cui puoi puntare. Però quando Thiago Motta non è un allenatore che secondo me possa puntare su un giocatore come Chiesa. E quindi sappiamo da qualche mese che Thiago Motta arriva a Torino, forse ci poteva muovere un po' prima da quel punto di vista, ecco. Però secondo me no, perché oggi è forse il giocatore di riferimento in Italia, italiano il giocatore di riferimento. La vecchia. Io praticamente sono d'accordo in pieno col direttore, diverse volte ci siamo anche divertiti con Alfredo a parlare di Chiesa, no? E ormai abbiamo capito che non rientra nei piani della Juventus, però io dico, se le alternative sono Sancho, se le alternative sono Greenwood, giocatori proprio da Lazio, come si sente dire, da Roma, per carità, ottime squadre, allora io a quel punto ti dico che tecnicamente preferirei Chiesa e secondo me la Juve non fa bene a privarsene. Sancho è un giocatore straordinario, io non posso essere d'accordo con te. Sancho è un giocatore fantastico, ma Sancho tutta la vita, l'ultimo Chiesa... Dopo l'infortunio. È un giocatore che è stato valutato anche dopo l'infortunio. Chiesa, sono sincero, io sono un estimatore di Chiesa, anzi non mi piaceva come stesse giocando, ma Sancho è un giocatore fenomenale, ha dei numeri incredibili tecnicamente, ringiovanisci, e questa operazione la Juve è aggrappata perché sta parlando fitto con l'entourage di Sancho. Greenwood oggi è uscito dai radar, c'è più la Lazio che ci sta provando e c'è concorrenza, ma la Lazio è ancora lì che ci sta provando, ma Sancho Kopmeiners, Yildiz, dietro Vlahovic, più Douglas Luiz e Thuram, con l'ultimo Chiesa, che poi ripeto, non è una scelta mia ma una scelta dell'allenatore, per me Sancho è un giocatore straordinario. Sì, cambierebbero gli equilibri, assolutamente. Sebastiano? Credo che ci siano anche degli aspetti contrattuali, perché per un certo periodo si è parlato del rinnovo che non arrivava, che chiedeva delle cifre alte, quindi a un certo punto quando arrivi
a uno stallo fai delle scelte anche da questo punto di vista. Che Chiesa sia funzionale a qualunque squadra, io credo che l'abbia dimostrato, però adesso al di là delle preferenze del tecnico è un giocatore assolutamente da Juve, però mi pare che ci fosse questo scoglio qua che non è mai stato superato, quindi arrivati a un certo punto sei quasi obbligato. Sì, quasi obbligato, anche se ovviamente il mercato è ancora lungo, chiuderà il 30 agosto. Torniamo a Forte dei Marmi, dove Gianluca Viscogliosi ovviamente ci ha fatto sentire prima. Alfredo, per restare al Napoli, Lukaku ha in testa soltanto Conte, quindi è un'operazione che in prestito, con esborso di cartellino, quando si chiarirà la vicenda Osimhen, aspettando che apra il mercato arabo e che questa situazione sia sempre più chiara, vediamo se arriverà qualcosa dall'Europa, ma Lukaku in questo momento ha in testa soltanto Conte, si sono sentiti, credo che ci sia una sua disponibilità totale, gli altri ci hanno provato, compreso il Milan che adesso sta aspettando Morata, che ha virato su Morata, che può pagare la clausola. Ti volevo anche aggiungere che sono stati accostati dei nomi all'Inter che a me non risultano, l'Inter farà qualcosa, ma né Hermoso né Danzo risultano come obiettivi dell'Inter. Il primo per motivi anagrafici, l'Inter vuole prendere un 25enne, un 26enne. Il secondo perché è un buon giocatore, ma non è al momento un obiettivo dell'Inter. Hermoso ha diverse possibilità, compresa anche quella del Napoli. Ti parlo di un altro difensore che rientra all'interno dei discorsi della Juve, Aysen. Aggiungiamo al Paris Saint-Germain il Bayern. Il Bayern ha fatto dei sondaggi abbastanza approfonditi nelle ultime ore. Potrebbe presentare un'offerta, perché andrà via De Ligt, che è prestato dal Manchester United, quindi attenzione al tesoretto che la Juve può fare con Aysen. Paris Saint-Germain, Bayern, aveva sondato anche il Leverkusen, comunque all'estero, e difficilmente sarà contropartita per l'Atalanta, perché la Juve vuole fare questo tesoretto per andare poi a prendere Kop Meners. Logari, sì, ti do un aggiornamento che riguarda anche Nico Williams, che è il giocatore che ha acceso l'interesse di tutti sostanzialmente. La sua preferenza è stata data al Barcellona, quindi la volontà del giocatore sarebbe quella di trasferirsi in Blaugrana, Barcellona che deve raccogliere chiaramente i fondi per portare a termine un'operazione importante. È vero, c'è una clausola rescissoria, ma ci sono anche allegate delle commissioni, un po' come nel caso di Zirkzee che descrivevamo in Italia in relazione al Milan, però è la prima opzione che il Barça ha intenzione di portare avanti e che cercherà di perseguire in una seconda fase del mercato. I numeri di Pedulla.